Dopo il successo all'esordio di Luca Antonelli sul mondo del Brasile, questa settimana il nostro quiz ha visto come protagonista Andrea Barzagli, chiamato al ben più difficile compito di rispondere alle domande sul pianeta Malta, prossimo avversario degli azzurri. Prima domanda, Andrea, qual è la capitale di Malta? Non lo so. Peccato, 0 punti. Seconda domanda, qual è la lingua ufficiale che si parla a Malta? Hai 3 opzioni, italiano, maltese o inglese? Maltese sarà. Esatto, è maltese ed inglese. Anche se l'italiano lo sanno, eh. Andiamo avanti con la terza domanda, i paesi che confinano con Malta? Non me li dici? Ti devo dire io. Beh, che vuol dire confinano però? È un'isola. Risposta esatta. Ah, ecco. Quarta domanda, qual è la moneta che utilizzano a Malta? Hai 3 opzioni, la sterlina, l'euro o la moneta locale? Malta non fa moneta locale, no, è moneta locale. No, peccato, dai, ora passiamo al calcio. Legge figuracci. Quinta domanda, qual è lo stadio dove gioca la nazionale maltese? Stadio dove gioca, non me lo ricordo però. Questa purtroppo non era facile. Sesta domanda, Malta si è mai qualificata alla fase finale di una competizione internazionale di calcio? Tipo europei mondiali? Sì. Penso di no. Esatto, sali a 3 punti, inizia la rimonta. Il giocatore più rappresentativo della nazionale maltese, è necessario soltanto che ci dici il ruolo. Attaccante, adesso mi sfugge il nome. Mikael Mifsud, 4 punti. Domanda numero 8. In che anno l'Italia ha disputato l'ultima partita a Malta? 92. Giusto, quinta risposta esatta. Ora l'ultima domanda che vale 2 punti. Dimmi almeno uno dei 2 marcatori azzurri di quella partita. Vialli. Bravissimo, hai totalizzato 7 punti, un bel bottino per un questionario così difficile. La tua voglia di sapere però meriterebbe un bel 10 in pagella. La capitale di Malta, scusa, qual è? La Valletta. La Valletta. Ora hai diritto, almeno ad un saluto finale. Ciao a tutti, seguiteci su Vivo Azzurro, che la nazionale spero che vi dia grosse soddisfazioni fino ad arrivare alla Confederation Cup. Seguiteci e a presto, ciao a tutti.